Rispettare le misure anticontagio è diventato quasi uno slogan sentito e risentito. Fondamentale rispettare le regole anche in vista del nuovo anno scolastico, a ribadirlo il presidente di Federfarma Siracusa. Questo è il momento di non abbassare la guardia ed è il momento di essere concentrati sul fatto che il virus gira ancora e probabilmente è pericoloso quanto prima. Quello che è cambiato sono le abitudini, il clima. Per il poco che si sa, il distanziamento sociale e tutte le accortezze che abbiamo adottato finora, quindi l'igiene delle mani e indossare le mascherine, sono i tre elementi fondamentali per proteggerci fino a quando non avremo armi più forti. Molti indossano la mascherina ma con il naso scoperto, c'è chi invece la porta al braccio come se fosse un braccialetto, un comportamento scorretto e non igienico. Probabilmente si è creduto che questo fosse un adempimento di legge, quindi io mi porto la mascherina perché mi obbligano. In realtà la mascherina serve, però se serve la mascherina va indossata bene, significa va indossata solo sul viso e va evitato che si inquini, perché se la porto al braccio, al collo o dovunque, sto raccattando sporco e possibilmente virus per poi appoggiarlo in bocca successivamente. Per cui appoggiamola sul viso, appoggiamola sul naso, non sotto il naso come vedo fare in moltissimi casi, e facciamolo con grande accortezza. Quando la mascherina è sporca si butta, visto il costo di adesso che ormai è irrisorio, e se ne prende una nuova. Per quanto riguarda la vendita delle mascherine, come sta procedendo in queste ultime settimane? Allora, la vendita delle mascherine si è quasi fermata a luglio, con un atteggiamento preoccupante della popolazione che sembrava disinteressata. Adesso vediamo invece una grandissima attenzione sia per le mascherine chirurgiche che per le altre mascherine, che anche per quelle per i bambini, per cui probabilmente questi appelli e comunque l'attenzione della gente si sta alzando, e questo per me è fondamentale perché vuol dire poi alla fine meno ricoveri, meno ospedalizzazioni.